Un ciao ciao a tutti da Ferdi, oggi andremo a presentare la Datsune P3. Prima di ogni cosa vogliamo ringraziare Gearbest che ci ha dato la possibilità di provare questa cam. Andiamo a vederla nel suo dettaglio. Allora, qui abbiamo la cam col suo case subacqueo, vedete l'attacco è sempre il solito attacco GoPro. Il case esterno presenta solo 3 tasti, quello frontale e i 2 superiori. Poi all'interno troveremo un cavo mini USB e un cavo micro HDMI. Poi all'interno troviamo un supporto di carica per 2 batterie. Abbiamo 2 batterie, ora una all'interno della macchina, questa è l'altra di ricambio. Abbiamo dei supporti adesivi, un supporto adesivo piatto che però, come vedete, è girevole e si può anche bloccare. Molto bello questo supporto. Ce ne sono altri, ci sono 2 piatti e 2 curvi e sono tutti questi qui con questo sistema di rotazione a 360 gradi e blocco, quindi una novità per quanto riguarda i supporti. Abbiamo 2 attacchi alti, 2 braccetti di connessione sono dati e poi 2 viti di bloccaggio. Eccola qui la nostra Datsune P3, andiamo a vederla, apriamo il case. Ecco qui la nostra Datsune P3, come vedete ha un corpo in plastica nero, molto ben fatta al tatto, si maneggia bene. Quello che vi dico che non mi è piaciuto è sto tappino che è di gomma, che se guardate bene non combacia bene con il corpo della macchina, quindi è molto comodo, è molto pratico, però a me questa cosa di gomma che si sta alzata non è che piaccia tanto. Andiamo a esaminare la cam. Sulla parte frontale abbiamo 2 LED di notifica, poi abbiamo il tasto dell'attivazione del wifi, abbiamo l'obiettivo è un fuoco 2.8 molto luminoso. Quindi sulla parte sinistra abbiamo la presa mini USB che può avere anche il collegamento col microfono esterno, poi abbiamo una porta micro HDMI. Questo è l'alloggiamento della memoria che può essere al massimo di 64 giga. Sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione, il tasto di scatto, poi sulla parte destra abbiamo lo sportellino della batteria, con l'alloggiamento c'è una slitta che scorre e qui abbiamo la batteria che vedete è una Datsune, per la batteria marchiata, ed è appunto una 1000 microampere da 3,7 volt. Come vedete la macchina è corredata da uno schermo a 2 pollici da 960x240, il chipset è un Ambarella A7LS, il CMOS è un Panasonic MN34120. La camera è corredata da un case che resiste fino a meno 20 metri, il peso è di 73 grammi della cam, le dimensioni sono 6x4,5x3 di spessore. Ho avuto un buon impatto da questa cam, è molto maneggevole, molto bella a toccarla, è molto pure ben bilanciata. Non mi piacciono tanto queste serigrafie che potevano essere un pochino più precise. Guardate l'aspetto delle plastiche, c'ha questo motivo così tipo effetto bagnato, ma le serigrafie non sono propriamente perfette. Anche i tasti, vedete i disegni sui tasti, non è perfetto, ci sono delle piccole imperfezioni. Comunque senz'altro futuro possono migliorare in questa qualità. I disegni
non sono proprio precisi al massimo. Andiamo ad accendere la cam, ambarella 7. Per selezionare i menu dobbiamo premere questo tasto qui. Con questo tasto andiamo avanti nei menu, andiamo nelle impostazioni, diamo la conferma e vediamo la risoluzione. Risoluzione FPS. Allora, la risoluzione 1080, 960, 720 è la VGA. Poi fotogrammi per secondo, 30 o 60. E qui si ritorna indietro. Andiamo nella dimensione della foto. Abbiamo 3 mega, 5 mega, 8 mega, 12 mega e 16 mega. Poi nel scatto continuo abbiamo 3, 5, 10 secondi. Poi abbiamo il ritardo dello scatto, 2 secondi, 5 secondi, 10, 30 secondi o 60 secondi. Abbiamo poi il setting del video con la rotazione, l'esposimetro, abbiamo tre posizioni, una misura media, una misura automatica e una misura spot. La mettiamo su automatico. Poi qui c'è lo spegnimento automatico, il loop, la registrazione continua. Poi abbiamo la sessione Pro Tool, quindi qui ci avviciniamo alle caratteristiche della GoPro. Il bilanciamento del bianco automatico, 3000 Kelvin, 4000, 6500 o 7500. Poi il dual stream, se vogliamo il file immagine da poter visionare. Poi c'è la data, inserimento della data. Poi c'è la regolazione dell'esposizione, la luminosità dello schermo, la sezione TV, le impostazioni di sistema, vediamo, c'è boot mode, sarebbe l'applicazione con cui vogliamo fare partire la cam, che sarebbe video, macchina fotografica. Suono, lo spegnimento automatico, qui c'è il settaggio della data e dell'orario, poi qui le lingue, come vedete c'è solo l'inglese e il cinese disponibile, qui sono le informazioni sullo schermo se le vogliamo o no, e qui c'è la versione del firmware di questa DASNE, e qui si torna indietro. Andiamo a vedere poi il cestino, c'è la possibilità della formattazione di tutta la scheda oppure cancellare l'ultima registrazione. Qui c'è il wifi, se si vuole attivare o no, si può anche attivare con questo tastino sul davanti, poi lo andremo a vedere. E qui si torna indietro. Andiamo a vedere il funzionamento con l'app wifi. Accendiamo la cam, attiviamo il wifi, quando si vedrà che incomincia a lampeggiare prendiamo il nostro smartphone, andiamo a scaricare questa app che si chiama DASNE P3 dal Play Store, dall'Apple Store, oppure possiamo usare questi QR code per poterli scaricare. Lo vedete sulla scatola, ci sono qui c'è il sito ufficiale, questa c'è l'app per iOS e questa è invece per Android. Allora, come prima cosa andiamo a vedere il nostro wifi, eccolo qui. Si chiama DASNE,
vedete col nome Dazne. Per password dobbiamo inserire Dazne P3. Eccolo qui, connessa. Andiamo sulla nostra applicazione Dazne e l'apriamo. Eccolo qui, si è collegato perfettamente. Questa è l'app, diciamo, dedicata. Andiamo a vedere le impostazioni che sono qui. Risoluzione, video qualità, stampa della data, sarebbe l'esposizione, il boot mode, ora c'è la partenza col video, l'esposimetro e auto, poi c'è il sistema TV, linguaggio, key mode, looper, abbiamo tutte le funzioni che abbiamo pure sui menu. Quindi possiamo fare partire la nostra cam e possiamo cambiare la funzione pure con la macchina fotografica. Ecco qui, ora abbiamo la macchina fotografica e andiamo a scattare le nostre foto. Quindi tutto molto semplice, c'è solo quel leggero ritardo, vedete? Bene, credo di aver detto tutto, vi rimando a una prova pratica di questa Dazne, vediamo come va. Certamente l'Ambarella A7, sapete che c'è un chipset molto collaudato, quindi non credo che deluderà. Va bene, questo è il tutto, io vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao ciao a tutti, ciao!